Ciao ragazzi, benvenuti in un'altra puntata di Giugno Master System e adesso ci addentriamo nella zona inesplorata, almeno per il sottoscritto, dei giochi per i Master System. Cioè, sono giochi che o mi sono stati regalati dalla mia amica Erika, ciao Erika, o li ho comprati in qualche lotto per Master System, oppure me li sono ritrovati per qualche ragione strana giù di sotto, ma vai a capire come mai. E partiamo. Innanzitutto scusate se non c'è la sigla, quella dell'almanacco del giorno dopo, ma grazie a Gaucci, ciao Gaucci, ma che mi ha fatto venire un'idea interessante. Allora è un progetto che voglio portare avanti, quindi non ci sarà la sigla per un po', perché sì, voglio fare qualcosa di uno dei miei mille progetti che poi fa caldo e non c'ho voglia. Il gioco di oggi è Assault City, l'ho solo acceso 10 secondi fa, no, in realtà un paio di minuti fa, per vedere se la cartuccia funzionava o serviva, o se dovesse aver avuto bisogno del mio isopropilico, che non finisce mai, per fortuna. Assault City, pensavo che fosse un gioco per la light gun, penso un po', invece direi proprio di no. Anche abbastanza completo, eh? Ma capirla. Io non so di chi sia questo, appunto, se è della Erika o di qualcun altro. Assault City, ah, ok. La musica piace, la musica piace. 1990, Shooting Train, are you ready? Più o meno. Ok. Quindi questo no, va bene. Credo, adesso non so se devo sparare forse solo a questi tipo, ok? Può essere? Credo, vediamo. Tra l'altro bello che parte con un... Questo lo lascio stare. Beh, potrei leggere i manuali in effetti. Mi piace che... Ah, guarda che roba! Con il secondo tasto posso andare rapido, cioè cambio fra rapido il mirino e un po' più rallentato per avere più precisione. Sì, ma se il gioco parte così, ragazzi... No. Non posso dire che sia... Ma è giusto che funzioni, è giusto, cioè siamo sicuri. Ma se io faccio così, tipo... Human Robot Game Difficulty Level 1, be careful. Ah, allora forse... che sia... Magari per regolare in maniera automatica la velocità, la difficoltà del gioco. Joe, memo le foto di licenza che non si sa, non sapremo mai. Ma molto bella comunque l'introduzione. Molto anime, stile anime. O anime, credo che si dica anime in realtà. Bello, perché non sapendo cosa devo fare, io credo di... Forse sparare a tutto può essere. Che è per quello che si dice spara tutto, no? Penso di sì. Ora, mi piace tantissimo. Credo di sì. Mi piace tantissimo questo concetto di... Secondo voi sto facendo giusto? Ditemi di sì, va bene. No, c'è qualcosa che non... Perché mi tremo quando colpisco quelli lì? Forse devo lasciare star questo? Ma... Mi piace questa cosa di... dei nemici che arrivano a schermo. Mi ricordo un altro gioco. La musica non è niente male. C'è un livello di calore che però c'è un hit che non ho idea di cosa sia. Ma io ho sempre paura di perdermi qualcosa per strada, eh. Tanto mi piace la palette dei colori che è stata, come è usata, perché mi piace questo sfondale, quel fondale dietro. Se premo tutti e due i tasti faccio qualcosa di particolare. No, attenzione, ho fermato lo scrolling.
chissà perché, ma avevo. A me una cosa che mi dà fastidio è quando non capisco cosa devo fare. Ok, forse ci sono. Forse. No, qui. Credo almeno, non è che magari forse devo sparare a quello centrale. No, perché mi dà proprio l'effetto sonoro dello sparo da qui. Bene. Il design dei nemici è molto carino comunque. Se tengo schiacciato succede qualcosa? Niente. Ah, ok, vabbè, non solo sparare quando sono dritti. Ok, vabbè, sono buono, dai. Ah, mi piace, ma sento che mi sta sfuggendo qualcosa. Questo qua è andato, adesso. Spammiamo. Ah no, forse c'è un sistema di conteggio dei magari di quanti colpi sto sparando, eh. Sì. Com'è che nella mia life sta. Cos'è successo? Leggiamo un attimo, eh. Quanto siamo? 7 minuti, basta, finito. Vieni, roba di. Power Large Caliber Blast Type Weapon of the Power. Cioè, mamma mia, c'è proprio la glorificazione della nostra arma, vero? Grazie a un'arma potentissima che. Cioè. Eccola qui. From Ruiz to Base, Battle. Ah! Forse la vita che scendeva magari mi dava. Bellissimo, mi dava magari i punti, forse mi dava i punti, più vita, più punti. Le musiche sono molto belle, che ovviamente si sentono basse perché io qui non capisco perché sono basse. Mamma che scuro, che è molto più chiaro dal mio, vabbè. Le musiche sono molto belle, ho resettato, ma volevo. La volevo mettere in pausa, ma vabbè, ok, avrò fatto nelle mie. Assault City. Sì, fatto bene, però non lo so, non farei i miei preferiti, appunto, meno che non mi stia sfuggendo proprio il quid completo del gioco. Ma il vostro Illy vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di questo Giugno Master System, che credo che vada anche a luglio, cioè a sto punto, tutto l'anno Master System. Ciao!